Un vecchietto è proprietario di una piccola casetta situata in periferia, vicino alla villa di un ricco imprenditore che gli blocca il passaggio per raggiungere la strada. Il vecchietto è impossibilitato a raggiungere la strada pubblica, a meno che non passi nel giardino del ricco imprenditore. L'imprenditore, che ha paura dei ladri e non si fida di nessuno, ha fatto mettere un grande cancello e una guardia all'entrata del giardino, la quale, su ordine dell'imprenditore, si rifiuta di far passare tutti, compreso il vecchietto. Il vecchietto, inizialmente, ha provato a mettersi d'accordo con l'imprenditore per acquistare la servitù di passaggio, ma l'imprenditore non si fidava e ha rifiutato tutte le offerte. Così, ogni volta che il vecchietto voleva passare, la situazione era la seguente. Alt! Io ho il diritto di passare! No, non puoi. Mi hanno ordinato di non far passare nessuno. Mi dispiace. Non finisce così. Io ho i miei diritti. Il vecchietto, stanco di quella situazione, decise di rivolgersi al giudice. Buongiorno, signor giudice. Passare da casa mia alla strada pubblica devo attraversare per forza la via di quel signore. Volevi passare pure un altro lato? Solo da lei non ci sta da andare, serio. Silenzio. Preso l'atto di ciò che è stato detto dalle parti, in base all'articolo 1051 del Codice Civile, che afferma che il proprietario il cui ponte è circondato da fonti altrui e che non ha un'uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul ponte vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio ponte. Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al ponte sul quale consiglio. Quindi, poiché il nostro caso è simile a ciò che è scritto nell'articolo, lei potrà sicuramente passare sul ponte del signor Giuseppe D'Alessandro. E inoltre, ai sensi dell'articolo 1053 del Codice Civile, determino a carico del signor D'Antonio Gianni il pagamento di un'indennità in favore del signor Giuseppe D'Alessandro di €500. Il caso è chiuso. Giustizia è fatta. Buonasera avvocato, buonasera avvocati. Esponete il caso. Io vorrei costruire un chiosco sul suo terreno. Per me va bene, ma non capisco una volta costruito questo chiosco se sarà di proprietà o sua. Secondo me potremmo fare in modo che il terreno resti sua proprietà mentre il chiosco di mia. La signora Giulia ha ragione. Se c'era volontà di entrambe le parti, potrei fare in modo che il terreno resti al proprietario e il chiosco si ricollega il proprio applicato. C'è la signora Giulia. Per quanto riguarda la durata di questo diritto di superficie, può essere costituito a tempo temporaneo oppure perpetuo.
di cui si parla sono i vari diritti che caratterizzano l'appartenenza di un bene immobile e di un bene mobile. In questo caso ci troviamo di fronte a un accordo che comprende l'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Ciao Tania, come stai? Ciao Zia, tutto a posto tu? Bene. Ciao Simone. Come sta Mattia? Tutto bene, guarda che carino. Bellissimo. Allora, li ho chiamati perché volevo parlare della partita dei miei amici. Dici zia. Allora, io ho due beni. A te Alessandro, che sei più giovane, vorrei permetterti l'usufrutto della mia casa perché è troppo grande per una persona sola. Invece a te Tania volevo darti uso della sua mia automobile. Grazie zia, si abbia. Grazie, veramente. L'anziana parente destinato sui beni ai nipoti si è già trasmesso questi diritti tramite un contratto, anche se ci sono altri modi per ottenere un usufrutto: testamento su capione o disposizione di legge. Alessandro prende il titolo di usufruttuario e dovrà rispettare i termini decisi nel contratto. Tania ottiene l'uso della macchina, ma potrà essere usata solo per i bisogni propri e della famiglia. I mesi passano e Alessandro decide di apportare alcune modifiche. Ciao zia! Ciao Alessandro! Ciao. Bene, tu cosa stai facendo? Ho bisogno di ristrutturare l'intero bagno, ma tu piace essere lì, tutto così bello. In effetti non era molto bello come bagno. Ciao zia! Ciao Dani, si vede. E che sono papà si cappella con Mattia e posso entrare in una macchina qua sul tavolo. Beh. Oh, Mattia sembra molto di più il padre. Sì, stava all'asilo. Che carino. Alessandro può anche apportare miglioramenti alla casa ricevuto in usufrutto. Qualche mese dopo però sorge un problema. Alessandro, cos'è tutto questo casino qua? Ho bisogno di destinare questa casa per un asilo per guadagnare qualcosa di più. Ma perché non me ne hai parlato? Perché hai creato casino in casa? Non potevo. No, perché non li voglio tutti questi bambini in casa mia. Vabbè, è comunque casa mia. Perché ti faccio di te? Non li voglio perché creano casino, sporcano, io non li voglio questi bambini. Ma va. Sei così, tu perdi il soprattutto della casa, mi raccomando. Va bene. Va bene. Si può ottenere così come lo si può perdere. Alessandro in questo caso ha abusato della situazione, destinando l'uso della casa a scopi economici, violando le regole del contratto, cambiando la destinazione economica del bene d'abitazione al locale destinato ad un asilo. L'usufrutto si può perdere anche tramite prescrizione, consolidazione e perimento. Giorni dopo. Ciao zia. Ciao. Senti, io ho perso anche il suo frutto, però a me aspetto un'indennità. Perché? Perché tempo fa ho ristrutturato il bagno e mi è costato 2000 euro. Sì, ricordo, va bene. Una volta estinto l'usufrutto, se l'ex usufruttuario ha migliorato l'immobile, ha diritto a un indennizzo che varia in base alle spese sostenute e all'accrescimento di valore del bene. Cristina si ricorda di Bruno, marito di Tania, che ha problemi economici e non può sostenere il mutuo della casa, così decide di aiutarlo. Sì, sì, tutto suo padre. Vai, continua. Pronto? Pronto? Ciao Cristina, che mi devi dire? Ho bisogno di parlarti, sia a te che a Tania, dovete raggiungermi a casa. Va bene, tra una mezz'oretta saremo lì. Va bene, porto anche Mattia. Sì, ciao. Ciao. E dobbiamo andare a casa di tua zia dopo. Va bene, che? Ci deve parlare. Va bene, andiamo. Andiamo, zia. Ciao, zia. Ciao, come stai? Tutto a posto. Ciao. Ciao. Tu come stai? Tutto bene. Bene, diciamo. Allora, vi ho chiamato in breve per dirvi che, sapendo la vostra condizione economica e Alessandro ha perso l'usufrutto sulla mia casa, volevo offrirvi di venire ad abitare a casa mia e quindi sfruttare l'abitazione. Fantastico! Sì, grazie! Ovviamente verrà anche Mattia e magari dei futuri bambini che verranno e... Ma sei felice! La signora ha permesso a Bruno di abitare nella sua casa, ma come per l'uso dell'automobile, l'abitazione verrà usata solo per i bisogni propri per quelli legati.